Ogni anno sono tantissimi gli italiani che con generosità e fiducia tengono accesa la speranza di migliaia di malati con le loro donazioni a Telethon. Ma come vengono utilizzati questi soldi? Nell'ultimo anno, ogni 100 euro spesi, Telethon ne ha impiegati 7 per le attività di gestione e 14,4 per l'organizzazione della raccolta fondi. Gli altri, tutti gli altri, 78,6 euro, sono stati destinati alla ricerca. Quella grande sfida di Telethon per trovare la cura giusta contro le malattie genetiche. Di questi, 42,3 euro sono andati agli istituti Telethon. 30,6 sono serviti per finanziare gli studi di scienziati di grande qualità presso enti di ricerca pubblici e non profit. E 5,7 hanno contribuito alle attività di divulgazione e sensibilizzazione e hanno permesso alla Commissione Medico-Scientifica e all'Ufficio Scientifico di essere garanzia che la ricerca possa andare sempre nella direzione giusta. Una gestione trasparente ed un investimento sicuro per la salute e il futuro di tutti noi. Questo è Telethon e la differenza la fate voi. Tecres elimina l'umidità dalle murature con sistema UmiBlock. Un sistema di successo garantito con autorizzazione e nulla osta tecnico della Regione Lazio. 20 anni di esperienza tecnologica al tuo servizio. Risolto il problema dell'umidità in tutti gli immobili in muratura, idoneo anche in zona sismica. Un esempio di intervento. Galleria del Bosco, Villa Medici a Roma. Il Palazzo Ufficio Primo Ministro Valletta a Malta. Proposta di intervento sulla Grande Sfinge del Cairo. Da oggi anche al tuo servizio con un team di professionisti. Telefona all'azienda Tecres per risolvere il problema dell'umidità nella tua casa e in qualsiasi immobile. Tecres, sopralluoghi e preventivi gratuiti e garanzia di risoluzione. Tecres, per voi in qualunque parte del mondo. Caffè di Russo dal 1950. Di giorno, bar tabacchi e ricevitoria con scommesse su avvenimenti sportivi Better. E la sera un punto di incontro per i giovani della città. American Bar, sala da tè, drink, a Latina. Amici, ben ritrovati, altra puntata di Passione Sport, sicuramente una puntata particolarmente motivata, oggi è movimentata, parleremo di tante cose, lo faremo qui ospiti della scuola Manuzio di Latina Scalo, vediamo una scenografia sicuramente interessante, bellissima, dello sport che si muove con dei giovani bimbi, di cui adesso parleremo perché fanno parte di un progetto che noi abbiamo conosciuto lo scorso anno, che è il progetto SPES, portato avanti, la scherma pugilistica è un progetto portato avanti dal psicologo dello sport, dottor Lidano Cantarelli, insieme al suo gruppo di lavoro che è qua alla mia destra, ma io prima, per onor di cavalleria, presento le donne della ospiti di oggi di Passione Sport, che sono alla mia sinistra la professoressa Sandra Cannicchio, che rappresenta un po' anche la dirigenza della scuola Manuzio. Grazie per la presenza, professoressa Cannicchio. Grazie, buonasera. E poi alla tua destra, Lidano Cantarelli, abbiamo la rappresentante dei genitori. I genitori, ruolo importante soprattutto per i bimbi, le bimbe, i ragazzi, le ragazze che fanno sport. E lei rappresenta i genitori, fa parte del coordinamento del centro minori Stefano Bottoni di Latina Scalo. Grazie per la presenza. E Monica Zaralli. Grazie a voi. E ben ritrovato Lidano Cantarelli, ti abbiamo conosciuto lo scorso anno, no, se non vado errato sono già un biennio, sì, che siamo vicini al vostro sport sperimentale, è partito in maniera sperimentale, oggi credo non sia più sperimentale, raccontiamo insomma le evoluzioni da quando ci siamo lasciati ad oggi. Noi con Passione Sport, che tra l'altro è una trasmissione ufficiale Telethon che è venuta dall'86, all'interno ci sono anche i video della ricerca
di Telethon, per cui cogliamo l'occasione tutti a sensibilizzare tutti per entrare anche su telethon.it, oltre che nel vedere i video all'interno di Passione Sport, perché sicuramente sono cose molto interessanti, sport e messaggi sociali sono importanti, ma voi fate una cosa veramente di grande socialità. Sì, noi siamo partiti nel 2008 con l'associazione dilettantistica Double Box e dal 2008 ci siamo affermati in diversi istituti scolastici, soprattutto scuole medie di primo e secondo grado. E, l'attività che portiamo avanti è un'attività che utilizza lo strumento del pugilato giovanile come strumento tecnico operativo per arginare i fenomeni di bullismo e disagio giovanile. Logicamente con il tempo siamo cresciuti e non solo di numero per quanto riguarda le scuole, ma anche di qualità del servizio offerto e anche di organizzazione delle attività, nel senso che se eravamo partiti nel 2008 con la specifica della lotta al disagio giovanile, quindi del bullismo, dell'abbandono scolastico, stiamo cercando da quest'anno per i prossimi 3 anni di organizzarci ancora di più e strutturare meglio la nostra azione o le nostre azioni, ossia rivolgerci soprattutto a quei ragazzi che presentano una scarsa autostima e sperando che da quest'anno fino al 2013, grazie ad una convenzione con la facoltà di psicologia, riuscire a ospitare quanti più tirocinanti pre e post lauream della facoltà stessa, che logicamente per circuito formativo sono tenuti a effettuare un tirocinio. Questa è una novità, quindi oggi registriamo anche questa novità per noi, ma anche un grande successo, nel senso che riuscire negli anni ad essere accettati, quindi a usare una comunicazione che possa aver acquisito consenso, ci ha permesso, come dicevo prima, di stipulare una convenzione per i prossimi 3 anni con la facoltà di, si chiama Medicina e Psicologia, l'Università La Sapienza. Quindi grazie a questo noi cercheremo di ottimizzare al meglio le nostre capacità, le nostre competenze, allargandoci però nella ricerca sul territorio di risorse umane, tra cui qui Monica, che possano sviluppare sul territorio un'attività sinergia con le istituzioni scolastiche con l'obiettivo specifico di aiutare i minori, i ragazzi nella fase adolescente, comunque nella fase evolutiva, aiutare questi ragazzi logicamente a costruirsi una propria identità. Bene. E questo è bello, poi torniamo con Lidero Cantarelli. Complimenti alla scuola, no? La professoressa Cannicchio la rappresenta nell'occasione. Cambia un po' il rapporto dell'importanza dello sport nelle scuole oggi rispetto a ieri, anche perché cambiano i giovani. Certo, i giovani, buonasera, i giovani sicuramente oggi sono meno abituati intanto allo sport, al confronto con i compagni. Ecco, noi parlavamo di quando eravamo noi più piccoli, di una generazione fa, e appunto per noi era molto importante uscire, stare all'aria aperta, confrontarsi con gli altri compagni. Spesso anche le conflittualità si riuscivano a risolvere tra di noi senza l'intervento degli adulti. Oggi è più difficile, i ragazzi sono nati, soprattutto questi dell'ultima generazione, questi ragazzi che oggi, ecco, sono qui presenti e sono una piccola rappresentanza ovviamente, sono più abituati a confrontarsi con le tecnologie, con i giochi informatizzati, i giochi elettronici, e non tanto con i loro compagni. Quindi noi come scuola abbiamo accolto già dal 2008 questa importante iniziativa e siamo contenti appunto che venga portata avanti con tanto successo. Certo, la differenza tra ieri e oggi è sicuramente notevole e quindi noi siamo ben disposti ad ospitare questi sport che mettono di nuovo il ragazzo nella condizione di confrontarsi con i propri compagni dal vivo. Bene, 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 complimenti. E cosa fa il Centro Minori di Latina Scalo? Il Centro Minori di Latina Scalo accoglie bambini dai 5 ai 14 anni e lì si fanno le attività scolastiche, le extrascolastiche, e dopodiché si fanno attività in generale, teatro, l'anno scorso abbiamo fatto fotografia, e poi facciamo questo bello sport, ossia la softbox. Io ringrazio il dottor Cantarelli che
Come genitore mi ha fatto conoscere questo tipo di sport e soprattutto che mia figlia è appassionata. Quindi questo sicuramente è una cosa bellissima per un genitore. Allora, io vorrei ricordare naturalmente che tra breve saremo ancora qui ospiti della Scuola Manuzio, continueremo quindi il nostro talk show in omaggio a questa bella esperienza del progetto SPES, firmato da Lidano Cantarelli e il suo gruppo di lavoro, ma vorrei sensibilizzare voi a rimanere sintonizzati perché passiamo la palla alla regia e andrà in onda anche quell'informativa di Telethon da non perdere, perché ci sono anche dei video nuovi in questa puntata che raccontano anche l'importanza dei volontari Telethon, per cui sintonizzati, spazio alla regia poi di nuovo con noi per parlare del progetto SPES con gli amici ospiti oggi. Bene, siamo nell'azienda di qualità ELAG 2002 di Alfonso ed Elisa. Abbiamo visto proprio innanzi le immagini della premiazione della targa. Alfonso, cosa offre questa tua grande azienda? Noi ci occupiamo di montaggio, smontaggio e noleggio ponteggi per le aziende edili e le ditte che costruiscono immobili. Ho saputo che anche in diverse zone, compresa Latina, avete comunque servizi di ponteggi? Diciamo che noi copriamo tutto il Lazio e delle volte andiamo anche in tutta Europa, anche Italia. ELAG 2002, ponteggi SRL, Viale San Lorenzo 93 ad Ardea. Sono tantissimi gli italiani che con generosità e fiducia tengono accesa la speranza di migliaia di malati con le loro donazioni a Telethon. Ma come vengono utilizzati questi soldi? Nell'ultimo anno, ogni 100 euro spesi, Telethon ne ha impiegati 7 per le attività di gestione e 14,4 per l'organizzazione della raccolta fondi. Gli altri, tutti gli altri, 78,6 euro, sono stati destinati alla ricerca. Quella grande sfida di Telethon per trovare la cura giusta contro le malattie genetiche. Di questi, 42,3 euro sono andati agli istituti Telethon. 30,6 sono serviti per finanziare gli studi di scienziati di grande qualità presso enti di ricerca pubblici e non profit. E 5,7 hanno contribuito alle attività di divulgazione e sensibilizzazione e hanno permesso alla Commissione Medico-Scientifica e all'Ufficio Scientifico di essere garanzia che la ricerca possa andare sempre nella direzione giusta. Una gestione trasparente ed un investimento sicuro per la salute e il futuro di tutti noi. Questo è Telethon e la differenza la fate voi. Bene, bene, torniamo nel nostro studio itinerante. Passione Sport è una trasmissione itinerante, da qualche anno ci stiamo divertendo, entriamo proprio nei campi dello sport e facciamo vedere appunto le attività, quelle che è giusto mettere in prima visione, magari quelle che non hanno neanche grandissima possibilità mediatica, e ci fa piacere, nonostante vi siete organizzati bene, perché mi arrivano i comunicati, insomma avete fatto tante attività in questo periodo in cui non siamo stati vicini. Ecco, raccontiamo un po', perché anche sotto l'aspetto agonistico vi abbiamo visto molto attivi in questo periodo. Diciamo che negli ultimi due anni, o comunque 2010-2011, siamo stati attivissimi. Siamo riusciti a organizzare 5 criterium regionali insieme alla Stefania Iuppa, che è responsabile del Comitato Regionale Pugilato Lazio. Questi 5 criterium regionali erano finalizzati a individuare gli elementi più preparati per affrontare i campionati nazionali. Anche quest'anno, come l'anno successivo, una delegazione regionale Lazio è partita proprio dal centro minori Stefano Bottoni, ossia il comitato regionale Pugilato Lazio ha fatto riferimento ad una classifica, in base a quella classifica ha individuato 6 atleti del centro minori di Latina Scalo come quelli che dovevano presentarsi ai campionati giovanili. Questi campionati giovanili che si sono svolti questa volta a Foggia, quindi per organizzarli, attivarsi, convincere i genitori è stata un'impresa facile.
facilissima. Perché dico facilissima? Perché rispetto agli anni precedenti siamo stati più organizzati, o meglio il ruolo svolto da Monica in questo caso è stato un ruolo propositivo e importante, nel senso che è riuscito a convincere alcune persone del luogo dell'utilità e dello scopo pratico di quello che andavamo a fare. Quindi ci siamo trovati il 24 e il 25 settembre a Foggia su un pulmino che ospitava 36 persone e logicamente abbiamo affrontato le gare per categorie, quindi dai 6 ai 14 anni, nel meglio delle condizioni fisiche e psicofisiche. Però quello che ci è rimasto, confronteggiandoci con altrettanti atleti in rappresentativa di 13 regioni nazionali, abbiamo in qualche modo affrontato la situazione in maniera allegorica, ci siamo divertiti, non siamo arrivati prima perché gli altri atleti sicuramente erano più preparati e predisposti di noi, però abbiamo ottenuto un quinto posto che tutto sommato ci fa sperare bene per l'avvenire, ma non avvenire atletico, ma avvenire proprio valoriale, caratteriale, di divertimento che ogni sport, non solo questo, ma tutti gli sport devono padroneggiare: divertimento, gioco, ludicità. E poi se tra questi ragazzi esce un campioncino, un atleta promettente, ben venga per l'Italia, ecco. Bene, sicuramente, indipendentemente poi dal risultato agonistico, per loro sarà importantissimo nella vita, anche per chi non diventa campione, come dicevamo sempre dietro le quinte, come è uno di quegli argomenti che magari toccheremo in una prossima puntata, visto che sei psicologo dello sport. Allora mi raccomando, sempre alla grande con le organizzazioni. Cogliamo l'occasione, l'hai coinvolta, cogliamo l'occasione della presenza di Monica. Ecco, un genitore che fa una domanda alla professoressa che rappresenta la scuola Manuzio, che è Sandra Cannicchio. Cosa chiederesti, se posso permettermi di darti del tu per velocizzare la comunicazione in televisione, cosa chiederesti alla professoressa? Le vorrei chiedere che cosa si aspetta da questo sport. Allora, da questo sport io a nome ovviamente della dirigente di tutta la scuola, soprattutto che i ragazzi che intanto frequenteranno e vorranno frequentare questa attività saranno sempre di più. E inoltre, appunto, soprattutto nei ragazzi che apparentemente sono più fragili e che hanno una bassa stima di sé, che possano attraverso lo sport rafforzare la stima, diventare più sicuri di sé, e questo sicuramente dovrebbe essere, ecco, un aspetto importante per prevenire tutte le devianze e gli aspetti, appunto, comportamentali dei ragazzi a rischio. Ecco, io poi poi avremo un altro spazio e concluderemo con l'ultimo spazio di Passione Sport. Poi chiederò alla professoressa, insomma, quanto la scuola potrà evolvere nel rapporto con lo sport in genere, no? Perché siete voi operatori che spesso fate dei progetti e li proponete, e non sempre riuscite a trovare una strada aperta, come è successo qui, e quindi complimenti alla scuola Manuzio. Questa è una difficoltà comunque oggettiva per voi? Allora, diciamo che la difficoltà oggettiva è proprio proporre un progetto in cui viene utilizzato come strumento il pugilato giovanile. Difficoltà c'è perché comunque nell'immaginario collettivo, sia dei genitori, dei dirigenti scolastici, dei professori, c'è comunque il marchio del pugilato come uno sport aggressivo. È uno sport aggressivo perché comunque i film, telefilm e via discorrendo ce l'hanno trasmesso in questo modo, per esigenze di business, per esigenze di spettacolarità. Però diciamo che l'evoluzione, non in Italia ma in Inghilterra e in America, ha permesso di rendere questa disciplina un effettivo strumento per il disagio giovanile. Noi parliamo di Latina Scalo, ma se già andiamo in metropoli come Roma, come Napoli o come Milano, queste attività sono ormai nei piani di offerta formativi delle scuole, così come la pallacanestro, la pallavolo, vengono insegnate durante l'attività di educazione fisica anche i fondamenti del pugilato. A Roma si fa, a Latina si sta facendo grazie ad un processo sinergico dato dalla sicuramente una progettazione
delle persone, delle risorse umane che comunicano questo progetto e poi le famiglie che si avvicinano e che si convincono proprio perché vedono, osservano che non c'è nulla di male. Logicamente la prerogativa essenziale è che ci sia un tecnico efficiente, efficace, non solo nella comunicazione ma nel rapporto interpersonale con giovani atleti. Logicamente questo è forse l'elemento più carente, ossia oggi come oggi su Latina sono 4 le associazioni di pugilato e su 4 associazioni una può, in questo caso è la Dubbla Box, può vantarsi questo monopolio di questa attività e riuscire in questa attività. Le altre palestre hanno carenza di organico, hanno carenza di personale, hanno incapacità proprio perché non condividono alcuni elementi essenziali che poi sono a fondamento di quello che è il criterio di attività proprio della Federazione Pugilistica Italiana. Cioè il nostro presidente sia federale, sia del comitato regionale, sia il nostro presidente provinciale del CONI ha come obiettivo prioritario quello di utilizzare questa attività in questo modo, perché questa attività, così come altre discipline come il judo, il karate, la scherma, possono offrire, evolvere e possono offrire una qualità. Logicamente tutto dipende dal tecnico. Bene, allora spazio alla regia, questa volta lo do a Roberta Negro che poi, e poi torneremo nella chiusura di Passione Sport della puntata odierna. Ogni giorno mi impegno perché la ricerca si avvicini alla cura delle malattie genetiche. Siamo vicini al traguardo. Ma per tagliarlo abbiamo bisogno di te. Entra a far parte della nostra squadra. È grazie a loro se possiamo avere speranza del futuro. Ma per continuare a lottare abbiamo bisogno di te. Ho scelto di stare con Teleton perché credo nella ricerca. E credo in un futuro senza malattie genetiche. Per vincere questa sfida dobbiamo essere in tanti. Ora più che mai. Diventa anche tu volontario Teleton. Un futuro migliore c'è. Costruiamolo insieme. Per diventare volontario Teleton vai su www.teleton.it. Sono nuovamente in compagnia oggi della dottoressa Sabrina Marzulli. Oggi ci parla di un nuovo argomento molto importante, è un argomento importante perché molte persone ne soffrono, di pancia gonfia e colon irritabile. Diciamo che è un problema che ormai investe quasi l'80% della popolazione, perché oggi come oggi tutti hanno problemi di pancia gonfia, e basta mangiare una spilla, si sentono esplodere e di conseguenza hanno problemi a gestire sia il discorso del peso che anche un discorso di intolleranze alimentari. Tutto questo diciamo ha a che vedere con la sindrome del colon irritabile, la cosiddetta leaky gut syndrome. E il prodotto di cui vi vado a parlare oggi è proprio un prodotto che si occupa di tutto quello che è la risoluzione di questo problema, perché va alla fonte a trattare tutti gli stadi di parassitosi che investono il colon. È un prodotto che si divide in 3 fasi. Abbiamo una fase per il mattino, il pranzo e la sera. Sono delle bustine, quindi sono di facile assunzione e servono per eliminare i disturbi che normalmente gli alimenti danno durante la fase digestiva. E questo è un prodotto, ripeto, che va nel tempo, perché ci vogliono 3 mesi, a sistemare tutti questi problemi, e vi garantisco che anche le allergie di cui la persona soffre vanno a migliorare notevolmente, in quanto andando a sistemare tutto quello che sono le difese organiche dell'intestino, tutto il corpo ne ha un beneficio immediato. Per venire ad acquistare e a trovare la dottoressa Marzulli, via Cesare Augusto 9, Erboristeria Il Pungitopo a Latina. Amici sportivi, allora siamo di nuovo qui per la parte finale di Passione Sport di oggi. Siamo ospiti della Scuola Manuzio, abbiamo a mio fianco la professoressa Sandra Cannicchio, Lidano Cantarelli, psicologo dello sport, responsabile del progetto SPES, la scherma pugilistica che stiamo mettendo oggi in prima visione, e una rappresentante dei genitori che è la Monica Zaralli, che fa parte anche del coordinamento del centro minori Stefano Bottoni di Latina Scalo. Professoressa, parlavamo di sport e scuola, ecco, Lidano
prima ci raccontava delle difficoltà che ci possono essere per crearsi delle aperture nelle scuole, a parte insomma la grande disponibilità della Manuzio. Come potrà evolvere il binomio sport e scuola, e se l'istituzione scolastica proprio in termine lato generale, quindi non parliamo in termini locale, si aprirà ad attività dirette anche dello sport? Allora, intanto diciamo che la scuola crede fortemente nella valenza educativa e formativa dello sport, ma questo non da oggi, immagino da sempre. È vero che ci sono delle difficoltà, ma ci sono delle difficoltà strutturali. Noi siamo fortunati perché, pur essendo in un territorio un po' diciamo dislocato rispetto al centro di Latina, comunque abbiamo una scuola che è dotata di due grandi palestre, per cui siamo riusciti a dare ospitalità appunto al progetto. Ci sono altre strutture che purtroppo ancora non sono state non sono organizzate, non hanno proprio i locali e gli spazi per poter appunto ospitare progetti del genere e comunque incentivare lo sport. In senso più generale, diciamo che la scuola, soprattutto il Ministero, negli ultimi anni ha anche attraverso dei fondi incentivato l'attività sportiva pomeridiana, e noi ci auguriamo che nel prossimo futuro questa prospettiva possa realizzarsi possa diffondersi anche in maniera più capillare tra le scuole. Bene, quali sono gli obiettivi del progetto SPES, Lidano, e soprattutto le difficoltà di voi operatori nel gestire, insomma non è facile gestire un gruppo di giovani bimbi e attivarli nello sport? Diciamo, l'obiettivo prioritario è quello di intervenire in questi problemi legati al fenomeno del bullismo, o comunque intervenire, individuare dei ragazzi, dei soggetti deboli, e cercare di rafforzarli nello spirito e nel carattere. Logicamente noi conosciamo questa disciplina e utilizziamo questa disciplina e i fondamenti almeno di questa disciplina, però nello stesso modo vogliamo creare una sinergia con l'istituto scolastico, e quindi con gli istituti scolastici che ci ospitano, proprio per provare a vedere se questo strumento è efficace ed efficiente, ossia se a distanza di tempo si riescono ad ottenere dei risultati. Logicamente quello che noi offriamo... Poi questo, voglio dire, non so se la professoressa è d'accordo con me, è un allenamento che può servire pure ai grandi oggigiorno, visto che è un momento di grande nervosismo generale. Sì, come sport è uno sport canalizzatore, aggressività e frustrazione vengono canalizzate attraverso azioni e competizioni sportive. Logicamente quello che noi cerchiamo di fare è di creare un rapporto sinergico con la scuola, perché l'obiettivo è comune, cioè non è un obiettivo solamente sportivo, perché se no peccherei di ipocrisia se io venendo in una scuola volessi trovare un campione che un giorno potrebbe diventare un campione olimpico. No, il mio obiettivo è ben altro. Essendo uno psicologo, l'obiettivo prioritario è quello di, in sinergia con la scuola, creare o ricreare un ragazzo, una ragazza che possa essere padrone del proprio successo in avvenire, quindi metterlo nella condizione a 15, 16, 20 anni, 22 anni di procedere verso quello che è il percorso più naturale in una società, ossia istruzione, lavoro, famiglia. Logicamente gli insegnamenti dello sport possono servire nella vita di tutti i giorni. Ma diciamo è la metafora, lo sport è una metafora di vita, nel senso che sicuramente il pugilato più degli altri rappresenta la metafora della vita, o comunque la lotta tra bene e male. Ti posso dire scusami, io lo interrompo perché lo conosco bene e so che poi non perdi il filo. A me capita, io vengo da una cultura di sport, facciamo questa trasmissione da una vita, ci piace mettere in prima visione chi fa sport con grande passione, come fai tu con la tua organizzazione, in tutte le difficoltà più importanti della vita, ogni volta, io parlo della mia esperienza personale, l'aver conosciuto campioni di sport, aver approfondito anche gli aspetti psicologici, ogni volta mi aggrappo sempre a una regola dello sport per uscirne fuori, a una metafora vincente. Beh, la metafora vincente è
l'esempio più eclatante è il ring, nel senso che il ring è il palcoscenico. Io di solito quando intervengo in convegni o conferenze o quando ho modo di parlare con dirigenti scolastici richiamo elementi dell'Eneide o dell'Iliade dove vengono descritti momenti importanti e belli dell'attività pugilistica nel passato. E logicamente la metafora della vita del ring è praticamente rappresentata dal ring che è un palcoscenico. Il ragazzo, l'atleta che è un attore, e giù che ci sono gli spettatori. Però la metafora consiste nel trasferire ciò che si fa sul ring in ciò che si fa nella vita quotidiana. Non dico che la vita quotidiana è una lotta continua, però è una ricerca continua per quanto riguarda l'aspetto psicologico, una ricerca continua di se stesso fino alla maturità. Per quanto riguarda il lavoro è una ricerca continua finché non si trova così non si trova una certa tranquillità familiare. È una lotta. È una sfida. Quindi sul ring è la massima rappresentazione di questa teatralità della vita quotidiana. Questo non lo dico io, ma lo diceva Kaufman. Bene. Che era un sociologo fino all'Ottocento, quindi noi ci appropriamo spesso di questa figura sociologica per poi mettere in evidenza che il ring si fa paura, i guantoni fanno paura, però con le dovute regole e accortezze nessuno si fa male. Poi il ragazzo lì diventa cosciente di se stesso, delle proprie capacità, delle proprie debolezze. Come disse un personaggio che venne intervistato tempo fa, il ragazzo quello che è sul ring è fuori, se è coraggioso sul ring è coraggioso fuori, se è debole sul ring è debole fuori, se è impavido sul ring è impavido fuori, se è determinato sul ring è determinato fuori. A noi ci è stato dato questa opportunità e la portiamo avanti. Vediamo cosa succederà poi, se il tempo ci darà ragione o torto di questo. Ma sicuramente insomma portare avanti un grande messaggio. Per concludere, Monica, hai fatto mai sport? Sì. Ho fatto sport da quando ero piccola, praticamente da 6 anni, ho iniziato con la ginnastica artistica, ho continuato con la pallavolo, ho fatto un po' di danza, ho fatto un po' di tutto, sì. Si chiama tua figlia? Mia figlia si chiama Valentina, io comunque vengo da una famiglia di sportivi, mio padre e mio fratello giocano a calcio, mio padre giocava, mio fratello gioca a calcio e quindi io amo lo sport in generale. Bene, auguri alla scuola. Quindi alla professoressa Sandra Cannicchio che ci rappresenterà anche con la sua preside, a Lidero Cantarelli affinché i progetti possano essere sempre più ambiziosi, a Monica Zaralli che tra l'altro rappresenta il centro minore di Stefano Bottiglia di Nascalo, quindi fanno sicuramente un'attività onorevole. Passionesport.tv, ma soprattutto i video di Teleton, e andate pure su .it da Teleton perché troverete tutte le informazioni utili. Utilizziamo lo sport per dare messaggi anche di altro genere, onorevoli come quelli di Teleton. Io ringrazio Massimo alla camera, Davide Rimaldi e Roberta Negro alla redazione, tutta l'equipe del gruppo editoriale Ciccione che ci veicola con Gold Sky in tutta Italia, in tutta Europa, sui canali Sky, con Gold TV Italia in digitale terrestre su tutta Italia, su Lazio TV Roma e Lazio TV Sport nei canali insomma regionali per eccellenza. Con Passione Sport alla prossima, ciao, grazie, in bocca al lupo. I profumi prelibati, i sapori del caffè Grand Italia e la storia sono sicuramente una bella chicca per il comune di Anzio. Elisa Armini con il suo maestro Emilio Palomba sono un po' gli artefici di questo bellissimo risultato, i famosi dolci sani di Elisa. Quando mi accorgo che un dolce invece non è fatto con queste procedure? Te ne accorgi quando lo mangi e già è sgradevole in bocca e ti senti sotto il palato tutta una patina di grasso che non si scioglie mai. Perché questa è la prima sensazione, perché o te lo danno caldo dentro le vetrinette calde, allora tu lì non ci capisci niente, però dopo lo senti perché ti viene l'acidità subito, perché è talmente pesante. Allora noi pensiamo che abbiamo dentro il corpo nostro una temperatura corporea di 37 gradi, se questi grassi non si sciogliono neanche a 60 gradi, signori miei, lo stomaco che fa? Me l'ha dato, forse sarà buono, e incomincia a lavorare, fa un super lavoro, si mette in febbre perché deve sviluppare un calore enorme e non ce la fa. Fino a che ce la fa, lo fa, e poi il resto lo comincia a distribuire dove può, sul fegato, sulle arterie, dappertutto lo distribuisce. Questo è il danno
dei grassi idrogenati, che purtroppo ce l'hanno dati per 50 anni e adesso io sempre li ho sempre evitati. Questo è per quanto riguarda diciamo, la vita del nostro, del pasticcere, del fornaio, che lo fa con amore e con passione. È tutto quanto una cosa che si sente nel sangue, nel DNA proprio, di fuori di questi qui non si esce fuori. Per di più poi viene la tipologia e tecnica per quanto riguarda la preparazione dell'impasto e l'inserimento degli ingredienti, che dà un gusto migliore al prodotto, una lunga fermentazione che dà quel gusto, quel sapore che rimane molto digeribile al consumatore e non lascia quel retrogusto che poi è antipatico sentirlo. Insomma.